Stazioni, perché abbiamo pensato comunque di aprire questa assemblea pubblica ai cittadini e alle associazioni prima di ogni altra cosa. Quindi dare la parola ad Alessio Palessandolo come referente di Lega Ambiente Casa Vapore. Buonasera a tutti, grazie Rosa per la parola. Innanzitutto mi presento, sono Alessio Palessandolo e sono il responsabile del Dipartimento Sanitario del Sistema di Lega Ambiente di Casa Vapore. Oggi siamo tutti quanti qui per parlare della terribile tematica del cantarino, ma non dobbiamo dimenticare che questo appunto rientra nella lunga lista che comporta praticamente la terra di fuoco. Questa tragedia che riguarda la nostra terra è stata portata alla luce nel 2013, da un dossier di Legambiente, chiamato Radiografia di un ecocidio, ma la cosa andava avanti da già almeno 12 anni, quindi da lontano 1990. Che cos'è la terra di fuoco? La terra di fuoco è un'area di circa 120 ettari, compresa tra la provincia di Napoli e la provincia di Caserta. È l'insieme di rovi di rifiuti, materiali plastici, scarti, tracci, discariche abusive che bruciano senza fine, avvelenando l'ambiente e minacciando la salute di migliaia di persone, di migliaia di persone. Per farvi rendere conto quindi della gravità della situazione, vi dirò in linea generale che dal gennaio 2012 al agosto 2013 sono stati contati circa 3.000 rondotti e centinaia di circa 216 morti. Tutto ciò è un vero e proprio cocidio, con conseguenze tragiche a livello ambientale, ma ancora più grave a livello sanitario. La continua dispersione quindi di sostanze inquinanti nel sottosuolo e quindi nelle falde acquifere è strettamente correlata all'aumento esponenziale di patologie tumorali. Legambiente quindi ha preso in esame 8 comuni critici che hanno il più alto valore di esposizione ai rifiuti e si è potuto constatare che il livello di mortalità è aumentato di circa il 9% negli uomini e di circa il 12% nelle donne. Quindi andando ad analizzare un po' più a fondo la situazione, possiamo notare che dal 1991 al 2013 sono state sentite ben 82 inchieste per traffico di rifiuti che hanno incanalato veleni da ogni parte d'Italia per servirli direttamente nelle discariche legali ed illegali del casertano e del napoletano, gestite dalla criminalità organizzata. Le inchieste si sono concluse con 915 ordinanze di custodia cautelare, 1.806 denunce e coinvolgendo ben 443 aziende, la stragrande maggioranza con sede legale al centro e al nord Italia. In questo quarto di secolo, lungo le rotte di traffici illeciti, è viaggiato di tutto. Scorie derivanti dalla metallurgia termica dell'antimonio, polveri di abbattimento fumi, morte di verniciatura, residui liquidi contaminati da metalli pesanti, amianto, terre inquinate provenienti da attività di costruzione. E ancora, rifiuti prodotti da società o impianti noti al panorama nazionale, come ad esempio i veleni dell'Acqua di Cengio, i residui dell'ex Enica di Triolo, eccetera, eccetera. In 22 anni quindi sono stati smaltiti nella terra di fuoco, tra la provincia di Napoli e di Caserta, circa 10 milioni di tonnellate di rifiuti di ogni specie. Facendo alcuni calcoli, secondo gli studenti, ogni impresa può trasportare al massimo 25 tonnellate di rifiuti. Quindi facendo due rapidi calcoli, hanno viaggiato per tutta l'Italia circa 411.000 litri carichi di rifiuti, terminando la loro corsa nelle campagne di Napoli e del Casertano. La cosa che sorprende di più e che suscita rabbia negli eletti cittadini è che nessuno abbia mai visto nulla. Solo la disattenzione delle istituzioni, una giusta rete di collusione e omertà, possono aver consentito l'invisibilità di una colonna di centinaia di migliaia di tir che hanno attraversato comunità interna. 82 inchieste quindi raccontano un sistema criminale, mafioso e territoriale che si è potuto muovere agevolmente grazie al consenso di alcuni colletti bianchi, alcuni uomini politici, funzionari pubblici, mattoni e faccendieri di ogni tipo. Legambiente ha definito dal 1994 questa situazione un sistema ecomafioso che ha fagocitato ogni cosa e creato le premesse per l'accumulazione di un potere economico che ha condizionato ogni aspetto del vivere civile di quei territori. Ricostruire le rotte dei traffici, approfondire l'esame di quanto è già stato accertato dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, vuole essere un contributo di verità e giustizia nei confronti dei tantissimi cittadini che vogliono riscattare il territorio e affermare i principi della legalità e della trasparenza. Una speranza questa che vorremmo che si realizzasse al più presto, per ritrovare di nuovo la nostra terra ferma.